Benvenuti su una nuova puntata di Reading Wildlife, il podcast di Stenerd dedicato ai libri. Io sono Andrea Scusi, con me c'è Angela Bernardoni e fin qui tutto regolare. Quello che non è regolare, ma che diciamo è giusto così, è che la puntata di oggi è assolutamente imprevista, assolutamente improvvisata, anche perché stiamo andando nella stagione calda e quindi parlare di argomenti complessi, complicati, approfonditi, che richiedono tanto studio, ci comincia a fare un po', già c'è l'afa, se poi bisogna diciamo, a caricare anche su questo l'impegno personale diventa insostenibile, e quindi abbiamo deciso di improvvisare un pochino, prendendo comunque spunto da cose che accadono nel mondo intorno a noi, e parliamo di, si vedono le magliette, forse? Parliamo di dinosauri. Io potete vedere la mia maglietta che è di Jurassic Park, quindi è buona. Quell'altra è di Jurassic World e quindi già siamo alla Civil War già qui. E, parliamo di dinosauri, appunto, con il mio Dakota Raptor e tutto il mio parco qui dietro, da una parte e dall'altra, che ho schierato, perché appunto tra poco uscirà in Italia e poi successivamente in America il film di Jurassic World Dominion. Esce il 2 giugno in Italia. Perfetto, il terzo film della seconda trilogia del franchise di Jurassic Park, che è partito con Jurassic World e che riunisce tutti i personaggi, Senti come parla male. Sì, vabbè, poi... Senti già un bias. Sto già tirando a ribasso, ma avremo modo di approfondire questa cosa. Però ovviamente diciamo una cosa che attira l'attenzione un po' sul mondo dei dinosauri, ma... Contemporaneamente, cosa che invece forse non sapete e che vi dico con grande gioia, proprio in questi giorni, vabbè, il podcast uscirà tra qualche giorno, quindi non contemporaneamente, però quest'ultima settimana di maggio su Apple TV c'è una serie, un documentario in 5 episodi che si chiama Prehistoric Planet, in italiano pianeta preistorico, che è una serie, insomma un documentario, docuserie, sempre sui dinosauri e non solo, quindi sugli animali preistorici, principalmente i dinosauri, ma anche altre cose che non sono dinosauri, perché gli pterosauri non sono dinosauri, questo spero che non c'è bisogno di chiarirlo, però insomma, che è fatta molto bene, è narrata da David Attenborough, quindi grandissimo naturalista, che il cui fratello è anche in Jurassic Park, e che appunto propone... Mi sono giocata così il fun fact, io ho studiato... Ah, ecco, questa è il trivia che ti hai preparato. Per cercare il collegamento tra David e Richard, tu arrivi e rovini subito. Vabbè, mi dispiace. E questa invece è una serie molto interessante, io la sto seguendo ora puntata per puntata, perché propone una visione dei dinosauri abbastanza aggiornata, abbastanza al passo coi tempi, con le conoscenze scientifiche che sono arrivate dalla paleontologia negli ultimi 20 anni, e anche con un tocco proprio di invenzione, di speculazione, quindi di cose che non diciamo di cui non abbiamo delle prove documentate, ma che danno un po' più di personalità a questi dinosauri, che sono rappresentati anche in un modo da animali nel loro ambiente. Cioè, quando vedi un documentario non è che vedi sempre il leone che combatte con la tigre, come ci vogliono far credere altri film tipo, non so, Jurassic World per esempio, in cui appunto i dinosauri sono dei kaiju praticamente, che sono lì per combattere, è tipo Godzilla contro Kong, che è godibilissimo, però non è lo scopo diciamo che si potrebbe avere sui dinosauri, ma insomma su questo entreremo poi in polemica molto presto. Volevi dire molto qualcosa? No, vabbè. Poi parleremo anche di qualche libro, però insomma diciamo lo spunto iniziale è questo qua, quindi intanto Prehistoric Planet, guardatelo prima di Jurassic World, così eviterete di guardare Jurassic World. Io non credo che arriverà. Vabbè, prego. No, io invece volevo iniziare in modo molto carino chiedendoti qual è il tuo dinosauro preferito. Il mio dinosauro preferito è lui, il Microraptor. Microraptor che, come più sapete, è un dromeosauride, e è molto interessante perché è un dinosaurino piccolino, dimensioni tipo di un gatto, e sono state trovate le tracce delle piume molto dettagliate, del tipo la coda fatta così, con queste puntine, sappiamo che è così, e anche il pigmento era di un nero iridescente, come appunto alcuni uccelli di adesso, e quindi in questo modellino qua
anche il colore del piumaggio è molto realistico, e quindi il Microraptor è il mio dinosauro del cuore. Ti rigiro la domanda, così finché siamo, diciamo, Io qua me la gioco malissimo perché tu sei super informato e invece il mio dinosauro preferito è il Triceratopo, perché Va una bene, volta va bene. ho letto che era molto miope e quindi l'ho sentito molto vicino a me e quindi a me piace il Triceratopo. Ok, cioè Non aveva le piume, credo. se guarderai Aveva Prehistoric le piume? Planet, no, no, le piume no, perché le piume sono più nel ramo dei teropodi, quindi in genere quelli a quattro zampe in genere non hanno le piume, anche se probabilmente avevano qualche tipo di filamento, tegumento di qualche tipo, quindi non erano semplicemente nudi, probabilmente ce l'avevano un po' tipo di peletti come ci può avere, che ne so, un cavallo, no? Oh, no, un Bene, cavallo ce l'aveva. il triceratopo aveva i peli, questo me lo rende ancora più Esatto. simpatico e più Se vicino. guarderai Prehistoric Planet c'è una scena con un branco di triceratopi che è veramente strappalacrime, quindi Lo ti anticipo. guarderò. Prima guardo Jurassic World Dominion e poi Va bene, va guardo bene, va bene. Prehistoric Planet. Giusto per fare il contrario di quello che hai detto te. Sì, e poi vabbè, almeno vai, diciamo, una parabola ascendente, quindi rimani contenta comunque. Allora, vabbè, entriamo in argomento libri a questo punto. Dai, diciamo qualche libro perché sennò poi ci si scontra troppo. Ovviamente, quando si parla di libri sui dinosauri, la prima cosa che tiri fuori è appunto il buon caro Michael Crichton con Jurassic Park, che è del, sai che non mi viene in mente che anno è? È del 80? Ah no, del 90, 1990. 90 preciso. Ok, ha fatto presto a fare il film. Il film è del 93. Sì, in realtà è stato opzionato il libro da ancora prima che Ah, fosse ok. uscito. Ottimo, ottimo. Esatto. E, beh, cioè, è effettivamente una storia che rende è molto cinematografica. Io del Sì, libro non. certo. Cioè, il libro l'ho letto non tantissimi anni fa, prima ovviamente avevo visto il film. Vabbè, la scrittura di Crichton, che secondo me funziona benissimo, perché è molto cinematografica, però Sì, il sì, sì. dinosauro è uno di quei bestioni che vuoi vedere sullo schermo piuttosto che leggere sulla pagina. E qua volevo dirti che prima che mi dicevi che i mostroni, i dinosauri, in Jurassic Park 3, qua stiamo parlando del film. Il nostro Non mi, aspetta, caro. no, non mi vuoi mica fare discorsi sullo spinosauro perché. No, 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 io ti cito Ah, testualmente ok. una frase di Grant che dice che i dinosauri di Jurassic Park sono genetically engineered theme park monsters. Nel senso che sono mostroni. Conosco bene questo argomento, ma proprio. Ah, io non volevo arrivare a questo, ma. Allora, questa cosa la dicono anche io di Jurassic World, ho visto solo il primo, il secondo Fallen Kingdom e il terzo che uscirà, non credo che lo guarderò, però il primo l'ho visto perché volevo vedere cosa facevano. E anche lì c'è il Dottor dottor Who. Wu, che anche lì, no, no, Doctor Who, dottor Quella è Wu, un'altra roba. Quella esatto, U, non quella. che fa un discorso simile, dice appunto, no, noi li abbiamo creati perché volevano, perché dovevano essere spettacolari, perché dovevano essere mostri, questi non sono dinosauri, sono insomma creature che abbiamo creato Abbiamo apposta. riempito i vuoti col DNA di altri animali per crearli come ce li immaginavamo. Molto bene, questo reggeva fino all'uscita del trailer di Jurassic World Dominion, perché se tu hai guardato il trailer, puoi aver Ci visto che c'è chi. sono i dinosauri con le piume. Insomma, però Peraltro. c'è il prologo del film che è ambientato, c'è scritto tipo 65 milioni di anni fa, e a parte che mettono insieme un gigantosauro e un tirannosauro che sono vissuti a 100 milioni di anni di distanza, a 12.000 km di distanza, ma vabbè, comunque fa vedere i dinosauri esattamente come quelli che poi si trovano dopo. Quindi nell'universo narrativo di Jurassic World, i dinosauri nel passato sono uguali a quelli che poi sono stati ricreati da Jurassic Park. Quindi questa argomentazione, che era molto usata dai fan di Jurassic Park per sostenere che la non veridicità scientifica del design dei dinosauri era giustificata dal film, decade quando in Jurassic World ci fanno vedere una scena che è effettivamente ambientata nel passato, quel prologo in cui si vedono i dinosauri nell'ambiente naturale, dove i dinosauri sono esattamente quelli che poi vedremo clonati.
della nostra epoca. Quindi, potevano giocarsela benissimo. Bel tentativo, ma se la sono bruciata, mi dispiace. Mannaggia. Va bene, però i film di Jurassic non sono... Allora, no, assolutamente, assolutamente. Però, allora, voglio chiarire una cosa. Jurassic Park, il primo film, è anche un buon film. E per quello che... Cioè, è un buon film dal punto di vista narrativo, è bellissimo, cioè, è un classicone, assolutamente. Io lo guardo sempre volentieri, è fatto benissimo e tutto quanto. Dal punto di vista scientifico, per l'epoca, è abbastanza aggiornato. Diciamo anche che perché parti... comunque c'era un paleontologo Robert Barker, Jack, sì, Horn, esatto. Jack Horner anche. Ah, è vero, Jack Horner, sì, esatto. Okay. E il e quindi da quel punto di vista è abbastanza valido per l'epoca. Le differenze rispetto a quelle che erano le coscienze dell'epoca derivano soprattutto da quello che è il le necessità di produzione, praticamente. Siccome, per dire, il fatto che alcuni dinosauri siano diversi deriva soprattutto da come dovevano costruirli per portarli in scena, sostanzialmente. E quindi questo ha portato ad alcune cose piuttosto goffe, tipo i dinosauri che stanno con le mani così, cosa che non è fisicamente possibile per un dinosauro, e le varie altre, ok. Però ecco, non sono documentari, giustissimo, ok. Quello che io mi sento un po' di contestare è che dopo il primo film, dopo metà del secondo, diciamo che a metà del secondo film si perde un po' l'intento di Jurassic Park, quello che era anche, diciamo, secondo me un giusto intento, non dico divulgativo, ma comunque di far scoprire, di portare la meraviglia dei dinosauri anche a chi andava al cinema, vira completamente verso proprio il monster movie. Cioè, se nel primo film e in parte del secondo c'è comunque il senso di... proprio il senso of wonder mi viene da dire, no? Cioè, nel senso, proprio vedere questi dinosauri e meravigliarsi, stupirsi della loro... insomma, della loro stupendezza totale. Negli altri film, poi, i dinosauri sono semplicemente dei pezzi dei plot device che servono a portare avanti la trama, che in genere è scappa dal dinosauro cattivo e sopravvivi fino alla fine. Per dire, in Jurassic Park c'è la scena del triceratopo malato, per esempio, che non è una scena adrenalinica, no? Non c'è niente di appunto di situazione di pericolo o di tensione del momento. Sono tutti lì che stanno intorno a questo e parlano un po' del fatto che è ammalato e non sanno che cos'ha. Eppure una scena che ha un grandissimo impatto proprio emotivo, cioè, nel senso, anche il modo in cui Grant reagisce, insomma, il modo in cui stanno intorno, che cercano di capire che cos'ha, è qualcosa che comunque ti riesce a toccare, proprio perché sviluppa su quella fascinazione che possiamo avere tutti per i dinosauri. Questa cosa poi nel corso della serie si è persa, e con Jurassic World è diventato Fast and Furious con i dinosauri, sostanzialmente. Ok, quindi è quello. Ma che tu io... però il secondo non l'hai visto, giusto? No. È peggio. No, in realtà, vabbè, adesso faccio spoiler, ma tanto a te non te ne frega nulla, e chi ci sta ascoltando o non gliene frega nulla o l'ha già visto, oppure mette in pausa, si guarda Jurassic World Fallen Kingdom e poi torna. Secondo me in questa trilogia nuova c'è un tentativo di dargli una chiave di lettura un po' antispecista, nel senso che anche il regista Colin Trevorrow, mi pare, ha dato come reference di ispirazione per il suo Jurassic World un documentario che si intitola Blackfish, che parla di un'orca del Sea World, Tilikum, che ha ucciso 3 persone. E un po' anche nel primo ci prova, quando ti dice che l'Indominus Rex è cresciuto in cattività da solo e quindi non ha sviluppato l'empatia e tutto il resto. Nel secondo, facendo una pecionata, e qua lo ammetto, però cerca di tirar fuori l'empatia del pubblico nei confronti del dinosauro, usando una bambina clonata. Sì, la storia, okay. la so com'è. Sì. Esatto, e insomma, non so, per quanto tutto sommato forse siamo più vicini alla clonazione umana che alla clonazione di un dinosauro, per cui, cioè, anche a livello di speculazione, sì, esatto, ci può stare... Okay.
la ragazzina clonata. Però io ci ho visto molto questa chiave di lettura. Cioè, ieri sera ho riguardato Fallen Kingdom e tutto sommato ti viene da tifare per il dinosauro. Cioè, ti viene okay. da sperare nel... Sì, 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 ok, ok. Però è come appunto in... Godzilla, quello degli ultimi che stanno uscendo ora, no? Cioè, in King of the Monsters, che ho adorato, nel senso, a me piacciono i monster movie, fatti in modo buono. In quel film lì, anche lì c'è tutta una chiave di interpretazione proprio anti-antropocentrica, con questi mostri che vengono fuori perché si è sconvolto l'equilibrio naturale e questi invece i titani possono ripristinare l'equilibrio se li lasciamo fare. Quindi anche lì c'è questa cosa, però, diciamo, non è, cioè io vado a vedere il film perché voglio vedere Godzilla che prende a manate King Ghidorah, quindi nel senso, e il film lo sa questa cosa, è la stessa cosa nei Jurassic World, nel senso è vero che c'è inserita qualche tematica di quel tipo, però non ti suscita, a mio avviso, quel senso di proprio di meraviglia nei confronti dei dinosauri, che nel senso, per me è un valore, magari a qualcuno non interessa e va benissimo così. Quello che a me piacerebbe che fosse riconosciuto è che Jurassic Park, e in particolare Jurassic World, non è più il prodotto su cui basare l'immaginario dei dinosauri. Purtroppo invece è ancora così, e il riferimento dei dinosauri universale è quello di Jurassic World, che essendo uscito il primo nel 2015 aveva anche l'occasione di, anche soltanto di aggiornare un po' la sua... insomma, anche il suo design dei dinosauri, perché era giustificabile nel 92. Sì, però in maniera metanarrativa, quello che dice secondo me vale sì. anche per il pubblico, cioè diamo al pubblico quello che il pubblico si aspetta. Vabbè, però così è l'upshading. È un blockbuster di Hollywood. Ok, però non ti puoi giustificare. Però vabbè, sì, lo capisco da quel punto di vista. Il problema qual è? È che queste sono, diciamo, sofisticazioni che facciamo noi ragionarci sopra. Lo spettatore medio che va a vedere il film con i dinosauri e pensa a che cosa sono i dinosauri, pensa a quello, e siccome quello è il prodotto di riferimento, non si chiede se c'è qualcosa di diverso. Cioè, dice, nel 92 i dinosauri erano così, nel 2020 sono così, questi sono i dinosauri. E in realtà la cosa è un po' cambiata, e quindi, a mio avviso, si sarebbe potuto cercare l'occasione. Ovviamente non è l'obiettivo di un film, va bene, ci sto, però insomma... Visto che lo scopo originale di Jurassic Park era un po' anche quello, visto che c'avevi Richard Attenborough, non era un personaggio a caso, per portare avanti quella storia, secondo me si poteva mantenere un po' lo spirito anche del primo film con questa cosa qua. Dicevi prima che hanno le piume in questo... Non hanno le piume, hanno dei... Hanno degli spruzzacchi di penne, è una cosa. Cioè, sembra che gli abbiano messo. Ma quelli sono i Raptor di Jurassic Park 3 che gli avevano messo la crestina. Ma anche questa, no, l'ho visti, perché poi io partecipo a vari gruppi di meme sui dinosauri. Hai letto il formato. Esatto, e ho visto fino il meme tipo, sai, non so se hai visto quel template che è. Questo sei tu e questo è quello che la tua ragazza ti ha detto di cui non ti devi preoccupare. Uh-huh. Ok, fatto con quello di il Velociraptor di Jurassic World e quello di Prehistoric Planet, o lo Spinosauro o il Teresinosauro, insomma un po' tutti, perché appunto sono proprio, cioè a vederli, l'iconografia che viene portata sempre avanti lì è sempre molto goffa, cioè nel senso, per uno che ha un minimo di conoscenze di quelle che sono le scoperte, gli aggiornamenti, anche le proposte, le ipotesi, vederli in quel modo lì è come se tu guardassi proprio le astronavi, gli dischi volanti degli anni 60, cioè in un film, metti che un film è una space opera, no? Un film di adesso con le battaglie spaziali, e vedi gli dischi volanti fatti con il piatto che regge un filo. Cioè, non lo prendi sul serio, anche se dici, vabbè, ma io non ci vado perché voglio vedere una vera astronave, ci vado perché voglio vedere la battaglia spaziale. Però non la prendi sul serio se vedi una cosa del genere. Dici, sai, ma è possibile che io nel 2020 devo vedere una cosa del genere? Si sa che non ha senso questa immagine. E la stessa cosa, a mio avviso, per Jurassic World. No, a mio avviso, cioè, è così, su questo aspetto... Non posso essere contestato. Poi si può dire che non è lo scopo di Jurassic World. Vorrei lanciare un sondaggio, non su Instagram, perché su Instagram secondo me
rispondono a favore tuo, ma tipo in un luogo un po' più non è che ti puoi scegliere, la platea, no, boh, c'è cioè, tipo gente a caso per strada e chiedergli: ma tu lo sai che i dinosauri avevano le piume? Perché tu lo sai, io lo so. Però infatti, secondo me, appunto, e per quello dico che l'occasione Jurassic World era quella anche di dare un visto che mandi questo messaggio antispecista, visto che vuoi comunque dare qualcosa oltre alla, diciamo, alla storia, all'avventura, che è giustissima anche in Jurassic Park, c'è cioè l'avventura e se ne gode ai massimi, però insomma a quel punto dammi anche quel pezzettino in più di curiosità, di informazione, di cosa che mi può portare a farmi una domanda in più, a dire: ah, aspetta, ma sai che allora forse non erano così? E insomma, però questo non è stato fatto. Poi ora non mi addentro proprio in tutte anche le incoerenze, le assurdità, non solo scientifiche, ma anche proprio fisiche, chimiche che ci sono, biologiche, perché sarebbe davvero lunga e non è lo scopo di questo podcast, di cui per ora abbiamo nominato solo un libro, siamo già oltre ai 20 minuti. C'è anche il seguito di Jurassic Park, Il mondo perduto. Esatto, passiamo a Il mondo perduto, ecco qua, che ho, e che Il mondo perduto è stato scritto, diciamo, Crichton non aveva tanta voglia di scrivere in realtà questo romanzo, ma siccome era andato tanto bene Jurassic Park, anche ovviamente per il film, allora ha detto: oh, Michael, qui bisogna, insomma, Michael Crichton è un scrittore abbastanza popolare che comunque aveva un suo pubblico e insomma un suo seguito, e allora ha detto: vabbè, facciamo un altro libro sui dinosauri, che non è neanche male. Però insomma, se in Jurassic Park il libro c'è il anche lì ci sono delle tematiche che hanno a che fare soprattutto sulla la teoria del caos, il controllo, queste cose qua che anche nel film ci sono, però sono, diciamo, più superficiali. Invece in Jurassic Park sono proprio il nucleo della storia, al di là dei dinosauri. Nel mondo perduto c'è un po' più la parte ambientalista, anche qui diciamo un po' quella lì, però insomma si vede che è un po', insomma, non è un libro molto appassionato, ecco. No, devo dire, ne sono rimasto un po' deluso io. Mi ricordo questa sensazione che ho detto: boh, vabbè. Dei capitoli iniziali in cui c'è Malcolm che dice cose, e io sono sempre contenta quando Malcolm dice cose, anche assurde, sì, anche sì, che sì. Non, cioè, probabilmente non hanno senso, ma essendo io completamente digiuna di teoria del caos e quant'altro, me le bevo tutte, come se... Vabbè, ovviamente io sono cresciuta con Jeff Goldblum. Che mio papà. Jeff Goldblum, completamente vestito di pelle nera, e... Andiamo avanti. Allora... Adesso ti do un'interpretazione da un altro libro, così citiamo il terzo, okay, che in un capitoletto parla di Jurassic Park e si chiama Il mostruoso femminile. Ah, certo, perché sono tutte femmine, i dinosauri di Jurassic Park. Esatto, per cui Jurassic Park è il luogo in cui il caos è sempre sul punto di scoppiare, in cui tutti gli esemplari sono femmine, le recinzioni si rompono, i mostri attaccano e i dinosauri continuano a nascere senza essere autorizzati perché la vita vince sempre, come dice Jeff. Per poi dire che il mostro qui è sempre il corpo fertile, biologico e ribelle, ma tra le sue mostruose qualità è inclusa anche la fluidità di genere. Infatti a un certo punto i dinosauri, che sono tutte femmine grazie al DNA delle rane che è inserito nel loro corredo genetico, improvvisamente cambiano di sesso e iniziano a riprodursi fra di loro. È un'interpretazione secondo me stiracchiata. Diciamo che è un po' portarla avanti come meme, come se gli parlassi della regina di Alien, per dire, ecco, nel senso, che forse è citata anche quella nel libro. Assolutamente sì. Però quello che ho trovato, e che poi in realtà ho trovato anche, mi sembra l'abbia detto addirittura Spielberg ai tempi, è un paragone tra Jurassic Park e il Frankenstein di Mary Shelley, cioè questo branco di scienziati che un po' come Victor cercano di dare vita a qualcosa che dovrebbe essere morto, e questa secondo me è già una chiave di lettura semplice, e che comunque ci sta anche in quel caso, comunque va malissimo. Io, cioè, non so a chi può venire in mente che sia una buona idea popolare un'isola di dinosauri, cioè cosa può andare storto?
Io ne parlerei, diciamo, io un pensierino ce lo farei. Però, allora, su questo aspetto qua, a parte che c'era quella questione, ora non voglio ritirare fuori tutto il discorso perché avevo scritto un articolo poi su Stenerd, quindi magari, Ma tu magari facciamo i link. riassumicelo che poi. Sì, esatto, era uscita un po' di tempo fa la questione dell'accostamento tra i dinosauri e l'ideologia TERF, cioè le Trans Exclusive Radical Trans Feminist. Esatto, Exclusionary Radical Feminist. cioè ovvero le ultrafemministe che sono contrarie insomma, alle donne trans, che hanno assunto il dinosauro come diciamo, come loro icona, Simbolo. perché appunto c'è stato, diciamo, un dibattito televisivo, cose del genere, in cui qualcuno è accusato, ma voi siete dinosauri, loro si sono appropriate del dinosauro con questa. Povero Con questa dinosauro. accezione qua. I dinosauri ovviamente non possono ribattere a questa cosa, però insomma mi sembrava interessante, quindi ne ho parlato anche perché in realtà proprio per il fatto di come i dinosauri cambiano continuamente nella concezione che abbiamo di loro, in realtà per chi li segue e per chi diciamo, ha una passione anche per capire quello che davvero sappiamo, allora sono proprio il contrario di una cosa escludente. Ma collegando, quindi comunque andate a vedere l'articolo in cui approfondisco un po' di più tutta la questione. Ve lo linkiamo da qualche parte. Esatto, ma oltre a questo, ritornando a Prehistoric Planet, c'è da dire che anche quella serie ha tirato fuori qualche argomento di questo tipo. Perché, ad esempio, la rappresentazione del tirannosauro che abbiamo visto che è stata proposta, non è, come dicevo, questa serie non propone gli stereotipi dei dinosauri, ma cerca di farli vedere come animali che hanno dei comportamenti normali, magari appunto ovviamente un po' ipotetici, però come guardo un documentario sugli animali, vedo gli animali che non è che fanno sempre le azioni appunto da mostri dei film. In questo caso, siccome c'è il tirannosauro maschio, che intanto è bello ciucciotto, non è quel design slanciato, ma è bello Non è un abbondante, culturista. esatto. Poi ovviamente con le braccine come deve avere, quindi insomma si vede che insomma, è un'immagine un po' più aggiornata, anche se non l'hanno ricoperto di piume quanto avrebbe dovuto, c'ha un po' di pelucchi anche lui, però Però i piccoli sì, sembra i un pulcino piccoli sì. gigante il T-Rex con le piume. Ed è Non bellissimo siamo così. pronti. Guardati il Non siamo Deinocherius che hanno pronti. fatto. Comunque, vabbè, questo è un altro discorso. Ci sono stati dei gruppi, diciamo, sempre di estremisti, così, soprattutto di dinomaniaci della prima ora, tipo quelli che sono appassionati di Jurassic World, che hanno detto che questo non è il tirannosauro, perché il tirannosauro è perché lui è lì con i suoi cuccioli che tipo li Ah. sorveglia sulla spiaggia. Allora, questo diciamo non è un tirannosauro virile, capito? Non è quello. Questa è una rappresentazione woke del tirannosauro. Ci sono state davvero delle rimostranze di questo tipo. Ci sono delle recensioni a questa serie, a una stella, che dicono questa cosa. Non è così che si comportano i dinosauri, la natura è spietata, il tirannosauro non può essere uno che sta sulla spiaggia a osservare i suoi piccoli che scorrazzano in giro. Questa è una cosa. Ma ci sono anche qui, sempre nella serie, ci sono vari esempi anche proprio di, appunto, quando si pensa spesso ai dinosauri, siccome soprattutto si pensa proprio sempre a quella rappresentazione di creature potenti, distruttive, feroci. In genere sono molto accostati al maschile, insomma, a parte in Jurassic Park in cui effettivamente sono femmine, però generalmente la tendenza è quella. Invece in Prehistoric Planet ci sono molti dinosauri protagonisti che sono donne, femmine, tipo c'è una scena con un gruppo di velociraptor a caccia, di cui una è una femmina, gli altri due sono maschi. La femmina poi a un certo punto prende e se ne va perché li abbandona al loro destino, una cosa tristissima. E addirittura c'è un pterosauro, c'è una scena bellissima quella, che è tipo un po', è un po' queer, perché tipo sarebbero pterosauri che hanno tutta una cresta sulla testa molto elaborata, i maschi, però questo è tipo Andrea, insomma. fai molto attenzione a quello che dici, che poi cioè, Perché? fai molta attenzione. C'è questo che è stato pterosauro, che è un maschio, ma siccome non ha sviluppato questa cresta, quindi è come se fosse, diciamo, un po', appunto, è un maschio biologicamente, però ha l'aspetto di una femmina, e lui cerca, diciamo, di conquistare, è tipo un femboy, praticamente, come viene Cioè, storie descritto. tristissime in questo No, è documentario. bellissimo, perché poi arriva invece quello grosso, lo pterosauro grosso, il Chad, pterosauro,
che vede questo qui e il documentario ti fa pensare che l'abbia sgamato, che è lì nel mezzo, e invece lo corteggia. E quindi c'è quest'altro pterosauro in incognito che tipo lo guarda un po' dubbioso e poi si allontana. Fantastica Quanto questa storia. si divertivano i dinosauri. Capito? Però insomma, ovviamente anche su questo ci sono state tante critiche, in realtà molte meno, perché diciamo chi segue Prehistoric Planet in genere è una comunità abbastanza aggiornata, quindi abbastanza tollerante a tutto tondo. Però comunque c'è stato dei commenti, anche gente che ha visto, no, questa cosa è ridicola e scandalosa, non è possibile, quando invece insomma, c'è anche quello. Ci sono tante rappresentazioni di maternità, anche c'è proprio un plesiosauro che partorisce, insomma. Secondo me hanno dato molta attenzione anche a questo aspetto qui, che nei documentari normali si trova, perché se te guardi un documentario sulle zebre, ci sono sempre le scene del corteggiamento, accoppiamento, nascita, cure parentali, eccetera. Ma nei documentari, nelle serie sui dinosauri, che ovviamente sono inventati, di solito si predilige sempre l'aspetto di ferocia, caccia, combattimenti, cioè vederli nelle situazioni anche familiari, anche diciamo di cura, di amore. Diciamo così, in termini, ovviamente non voglio dire che i dinosauri provassero amore, però, nel senso, in quell'atteggiamento lì che ci ricorda quel tipo di sentimento, è una cosa che invece non, solitamente non si trova. In questo caso, invece, c'è, e secondo me è assolutamente da apprezzare. Sì, anche perché mi veniva in mente il rapporto tra grandi carnivori e erbivori era, cioè, tipo uno ogni Sì, ma tantissimi, per cui com'è normale in un ecosistema, e quindi c'è, cioè, cioè, no, nel senso, non è cioè. credibile, non è credibile che in ogni scena ci sia un T-Rex che si mangia Esatto. E poi anche. sempre in ogni ecosistema ci sono tipo quattro apex predators, cioè perché c'è il T-Rex, c'è il gigantosauro e c'è il tarbosauro? Non ha senso questa cosa in un ecosistema. Però, vabbè, te li mettono così perché devono fare il Fight Club, c'è cioè proprio una serie che è Jurassic Fight Club, che è proprio i mostri di dinosauri che combattono tra di loro. Proprio serve solo a quello. Io al massimo, cioè, della mia infanzia mi ricordo tipo i dinosauri della Pixar, quella roba orrenda. Sì, Che... vabbè. Dinotopia, giusto per citare un altro libro, io non so se hai presente Dinotopia, perché poi non credo Non che ho in presente i Italia. libri, ho presente. C'era una serie anche lì, no? La serie, però i libri di James Gurney, cioè No, sì, i libri no. sono sia dei libri illustrati per bambini un po' più piccoli, che proprio il libro che raccoglie la storia del viaggio a Dinotopia. Che io mi ricordo di aver letto da piccola, non so dove, mai più trovato. Se qualcuno ne ha una copia e vuole farmela avere, grazie, così risalgo ai ricordi d'infanzia. Però sì, cioè, alla fine l'immaginario base che hai dei dinosauri è appunto la Valle Incantata. Sì. Ciao, Marcia. Non ti Che ricordo. anche la Valle Incantata, diciamo, per l'epoca che aveva, si può considerare abbastanza credibile, ecco, nel senso, per dire, non è che la Valle Incantata è una schifezza, è una storia per bambini con, diciamo, fa il suo, cioè nel senso, anche il senso di, sempre il senso di fascinazione per i dinosauri che lo trasmette. O anche in fantasia c'è una parte ambientato, l'ho visto credo 25 anni fa, però vedo spesso le immagini prese da lì, in cui c'è una parte appunto sempre musicale con i dinosauri, anche lì molto insomma, interessante per quello Quelli peraltro sono molto realistici, sì, esatto, per com'è la con la rappresentazione musica di d'epoca, sì. Scotoschi, e sono cattivissimi, cioè, mi ricordo proprio il feeling. E parlando invece di Dinotopia, io faccio un altro esempio di libri. Perché Dinotopia è tipo una società di dinosauri sostanzialmente, no? È quella cosa lì. Una vera società di dinosauri, ne ho già parlato di questo libro, nella puntata in cui parlavamo dei vari punk, quando parlavamo dello Stone Punk, ovvero la serie degli Ilanè o delle Ilanè di Harry Harrison, che è una serie, appunto, sono tre romanzi, di cui il primo è anche piuttosto corposo, in cui si parla di, appunto, c'è una società di dinosauri, che poi, allora, non sono esattamente dinosauri, anche qui perché sono discendenti dei mosasaurini, quindi comunque non sono strettamente dinosauri, però fanno parte, diciamo, delle creature mesozoiche,
E ci sono anche altri dinosauri che loro usano tipo bestiame, quindi comunque ci sono i tirannosauri, i triceratopi che loro hanno addestrato, allevato, li usano come bestiame. E appunto in questa serie qui c'è questa società di mosasauridi che si chiama appunto Ilanè, che è una società intelligente che costruisce città, che utilizza tutta una tecnologia basata sul far crescere, sull'ingegneria genetica sostanzialmente, sul far crescere le cose, tipo le città crescono dai semi. I mezzi di trasporto sono i dinosauri trasformati, tipo ci sono gli psittacosauri a 120 zampe perché diventano tipo degli autobus praticamente, e che si scontrano, arrivano poi, praticamente la storia è che queste Ilanè, perché poi è una società matriarcale, anche questa tra l'altro, in cui i maschi sono tenuti solo in dei recinti per l'accoppiamento e gli crescono le uova in gola, tipo alcuni rospi. Quando sputano poi le uova delle piccole Ilanè che nascono, muoiono. Quindi i maschi sono nutriti a forza per stare lì e tutta la società civile è composta dalle femmine. E gli Ilanè vivono nel vecchio continente, in Europa, Africa e parte dell'Asia, però siccome c'è un cambiamento climatico, inizia a salire un po' il freddo, allora si spostano, arrivano in America, nel continente americano, dove lì invece ci sono gli umani, che però sono umani, ma sono a livello di tribù, nel senso appunto si parlava di stompanche perché sono all'età della pietra. E quindi c'è lo scontro tra questa civiltà che in realtà è altamente tecnologica, basata su una tecnologia biologica, ma insomma è tecnologica, hanno le pistole, hanno i mezzi di trasporto e così via, e quegli altri hanno gli archi e le frecce. E quindi c'è lo scontro tra queste due civiltà, che parte dal fatto che il protagonista di questa storia, che si chiama Kerrick, è tipo il libro della giungla, è un giovane umano che viene rapito da una tribù, che viene attaccata e sterminata, e una di queste, matriarche delle Ilanè, lo vuole per capire come ragionano, come sono fatti questi umani, lo prende con sé e lo tiene un po' come schiavo, un po' come allievo, per capire appunto come funzionano gli umani. E poi però lui riesce a fuggire e quindi diventa un po' il leader della lotta, perché comunque c'è proprio questo odio viscerale tra gli umani e gli Ilanè, cioè proprio a vedersi si vogliono sterminare a vicenda, quindi è anche difficile capire chi è il cattivo, chi è il buono, perché anche gli umani sono abbastanza stronzetti in questa serie. Però ecco, sono tre romanzi, quindi poi c'è il secondo, il terzo, con dei titoli orribili in Italia, perché il terzo si chiama Scontro Finale, che cosa di Dio. Ovviamente ve li raccattate mai più, Ah no, perché... questa è un'edizione Nord di non so quando, che io ho trovato col cofanetto addirittura. E in realtà non la conoscevo neanche quando l'ho trovata in un mercatino, credo in un Lucca Comics, ma di tipo 20 anni fa. E non sapevo neanche che cos'era, ma ho visto questa immagine qua, è tutto Però spettacolare. ci sono dei dinosauri. Poi Harry Harrison comunque lo conoscevo come autore, tra l'altro ha fatto un lavoro fenomenale qui sulla lingua, perché lui si è inventato, tipo Tolkien con il Signore degli Anelli, che si è inventato la lingua degli elfi, dei nani, lui qui ha fatto lo stesso, perché si è inventato le lingue e alla fine c'è proprio il glossario, il vocabolario, il dizionario e tutta la semantica della lingua di tre tribù di umani, perché ci Uno sono sceglie appunto diverse lingua. tribù, con lingue diverse, e la lingua degli Ilanè, che poi non è una lingua solo parlata, si basa anche molto sui gesti, i movimenti della coda, della cresta e il cambio di colore della pelle. E lui fa una traslitterazione anche di tutte queste, insomma, di queste parti comunicative. Quindi è un lavoro immenso e secondo me questa serie, per quanto c'è dentro a livello proprio di world building, avrebbe davvero meritato tanto di più. Lui ci ha perso davvero tanti anni della sua vita. È una storia proprio epica e ha un finale anche tragico da un certo punto di vista, ma ineluttabile, cioè nel senso, secondo me anche è davvero costruita bene da quel punto di vista lì, e avrebbe meritato secondo me molto di più. Tra l'altro lui Lanciamo un diceva, nuovo sì, hashtag lanciamo una, dopo no, questo vabbè, iperequivoco. riportate Riportate le Ilanè. comunque, secondo me merita molto, se la trovate può essere interessante. Sempre perché io sono quella dei riferimenti alti, Sì. cioè praticamente è la stessa storia del viaggio di Arlo, però per adulti, o quasi. Cioè il viaggio di Arlo No, praticamente... però, perché nel viaggio di Arlo gli umani sono proprio selvaggi, non sono. Perché il viaggio di Arlo parte dal presupposto che la meteora,
Sì, anche questo, esatto. Cioè, non si sono Ho estinti. capito, ma i dinosauri hanno un sacco di tempo in più per evolversi prima che Sì, sì, arrivino sì. No, ma dico gli la differenza tra, cioè, quel punto di vista è lo stesso, effettivamente. Però in Arlo gli umani sono rappresentati proprio come cioè, sono quasi degli animali in realtà rispetto ai Sì. dinosauri. Mentre qui Sì, sono nel senso non comunque hanno ancora due sviluppato un civiltà linguaggio. diverse. Invece qui sono due civiltà, cioè, gli umani vivono sì, magari in tribù, in piccole comunità, ma hanno una cultura, hanno una lingua, costruiscono gli oggetti, insomma, quindi comunque sono, seppur non tecnologica, sono comunque una loro civiltà. In Arlo invece sono praticamente degli animali che appena a malapena si vestono. Però sì, il punto, diciamo, di divergenza storico però è lo stesso, il fatto che non si sono estinti per l'arrivo della meteora e quindi hanno potuto evolversi e in questo caso appunto i mosasauri, infatti nell'Aless sono delle creature anfibie che vivono molto legate all'acqua. I mosasauri, io lo do per scontato perché c'è anche in Jurassic World mosasauro, quindi è il pescione, lo squalo gigante, quello che mangia gli squali e che alla fine è il Deus ex machina che ti mangia, ma anche lì, vabbè. Quello proprio dal punto di vista narrativo. Vabbè. Beh, E no, quindi, può andare meglio, ecco. quello è il mosasauro. E qui, appunto, derivano sono piccole però, insomma, anzi, sono più piccole degli umani, però la loro ascendenza deriva da lì. Parlando di altri classiconi nell'ambito dei libri sui dinosauri, c'è una raccolta di Ray Bradbury, che questa presumo Ad esempio, quello proprio probabilissima, dinosauri. che si titola proprio Dinosauri, che sono una serie di racconti vagamente ispirati ai dinosauri, cioè ci sono i dinosauri qua e là, tra l'altro anche illustrata questa, tra cui c'è Rombo di Tuono, il classicissimo racconto di Bradbury, che praticamente ha dato inizio ha inventato il concetto dell'effetto farfalla che ritorna in Jurassic Park, e vari altri racconti, insomma, tutti che sempre un po' con quello che è lo stile di Bradbury, piano di suggestioni e insomma, di riferimenti. Non è che ci sono la caccia al dinosauro, ecco, anche qui. Quindi c'è un altro racconto in cui, ora non mi ricordo il titolo, ma in cui c'è cioè tipo il guardiano di un faro che in questo specchio d'acqua c'è appunto un plesiosauro, qualcosa del genere. Quindi quando gli suona il corno del faro gli risponde quello, quindi sempre molto più. Racconti sempre molto suggestivi alla Bradbury, però tutti comunque che hanno a che fare in qualche modo con i dinosauri. Non credo, appunto, io questa non mi ricordo neanche dove l'ho trovata, perché che editore è? C'è scritto Net qui sopra. Non ho veramente idea di chi l'abbia Ci credo pubblicato sta cosa. l'altro. Net Nuove Edizioni Tascabili. Non ho veramente idea. Interno giallo editore. Chi lo sa? Guarda, ci fidiamo. No, a me è venuto in mente, mentre tu parlavi di Bradbury, che vedi che a non prepararsi per il podcast, a un mercatino un po' di tempo fa ho trovato un romanzo, che a quanto pare è una saga ispirata a questi racconti di Bradbury, con dei dinosauri. Ora, ovviamente, ce lo posso avere a portata di mano? No, però lo metterò su Instagram nei prossimi giorni. Intanto faccio il carosello col podcast, per cui se state ascoltando il podcast sicuramente lo metto su Instagram, perché no, non so dove sia in questo momento fisicamente in casa mia. Però mi è venuto in mente proprio perché, sai, quelle collane tipo Tizio Caio presenta. Sì. Questa è appunto collegata in qualche modo a Bradbury, però è di un autore non conosciuto, una casa editrice che forse fa il paio con Sì. Gianfranco Giallo Edizioni, però l'avevo preso ovviamente anche io perché c'erano i dinosauri in copertina, perché sono una Vabbè, persona funziona semplice, sempre. Sì, vedo dinosauri, esatto. compro dinosauri. E invece, volendo andare su qualcosa di più recente, allora io in realtà non mi questo lo cito solo perché, tra l'altro, anche di questo ne avevo parlato in un articolo tempo fa, anche su Ste Nerd, perché praticamente, allora, se si legge qui quello che c'è dietro, Hunger Games incontra Jurassic Park, ed è Che è effettivamente praticamente il quello. mio sogno bagnato. Esatto, cioè come pitch di questa storia è perfetto, perché è esattamente quello. È proprio un distopico in cui il nemico sono i dinosauri, nel senso che, è questo, lo faccio vedere, Perché poi Extinction, non l'ho letto? Cavolo, domani lo perché fa ordino. schifo, perché è è veramente intollerabile e non so neanche se hanno pubblicato il seguito. Tra l'altro questo è,
pubblicato, faccio notare, da La nave di Teseo. Cioè, non è che l'ha pubblicato Oscar Wolt o Fanucci, La nave di Teseo. No, allora. Uno young adult distopico coi dinosauri. Però sulla carta, cioè... No, ma infatti anche io, infatti, quando ho scoperto che esisteva, cioè, come ti dissi all'epoca, no, vabbè, questo lo voglio leggere, anche se avevo forti sospetti che fosse. Sì, perché adesso facciamo una confessione. Andrea, almeno una volta l'anno si sceglie, si cerca il libro Ciofeca e desidera ardentemente recensirlo. Quest'anno, 2022, ancora non mi è toccato, mi sembra, però. Aspetta. Okay. Che qualcosa troviamo. Se avete suggerimenti su cosa fare recensire ad Andrea, fatecelo sapere. Insomma, siamo già a metà anno, possiamo iniziare a comunque riesco a trovare, diciamo, parole gentili per tutti, o almeno a omettere le parole cattive, diciamo. Ecco, c'è la mappa, cercavo questa, ecco qua la mappa. Perché com'è la nulla? Praticamente sì. Allora, com'è la storia di questo romanzo? Che siamo una specie di terra alternativa e l'umanità vive su un continente, anche qui un po' tipo Ilanè. Nell'altro continente di questo pianeta, che è molto lontano, separato, è un'umanità moderna, tecnologica, anzi leggermente futuristica. Nell'altro continente invece ci vivono i dinosauri proprio non evoluti, i dinosauri dell'epoca, sono animali e basta. Ma sono dinosauri con le piume o sono dinosauri senza piume? Poche piume. Molte poche piume, e tant'è che nella postfazione l'autrice, perché è un'autrice credo, ora S.M. Wilson, ma mi pare che sia una donna, si preoccupa di dire che so bene che le rappresentazioni che faccio dei dinosauri non sono scientificamente accurate per quello che sappiamo ora, però mi piacevano così. Grazie. Però l'importante è essere onesti. Sì, esatto. Infatti, diciamo, però ho apprezzato quell'onestà lì. Però appunto qual è la storia? Che in realtà non mi ricordo per quale ragione. C'è sempre un gruppo di ragazzi che viene reclutato per andare su questo continente di dinosauri, forse perché devono recuperare delle uova di ogni specie di dinosauro, perché tramite le uova possono fare delle ricerche mediche con cui non mi ricordo se c'è una malattia particolare o forse perché c'è una carenza di cibo e tramite queste cose riescono un McGuffin di qualche tipo per cui c'è bisogno delle uova dei dinosauri. Allora non è che ci mandano tipo una squadra di specialisti, di scienziati, di gente di esploratori, no. Reclutano un gruppo di 20 ragazzetti tra i 14 e i 18 anni e dicono: ma andate voi e portateci le uova dei dinosauri, mettendo in premio tipo, perché ovviamente sono tutti proprio Hunger Games, sono tutti dei poveracci questi, la protagonista ha la mamma malata, qualcosa del genere, e quindi chi vince questa prova, questi extinction trials, riceverà quindi ricchezza, assistenza medica e tutto quanto, e quindi lei ci va perché dice: vabbè, devo salvare mia madre, eccetera. E quindi vanno su quest'isola di dinosauri è molto americano il fatto di far vincere alla gente il servizio l'assistenza sanitaria, ma lo sai quante volte io mi sono ho notato tantissimo quante volte viene ripetuta la parola assistenza sanitaria proprio. Cioè, nel senso, c'è proprio questa ossessione per il fatto che non ti curano. Comprensibile. Sì, no, è comprensibile, però ti crea un po' di stranamento, no? Perché dici: cazzo, ma davvero sta gente deve combattere per poter far curare le sue persone? Lì è così, nel senso, per come lo scrivono è così, però a leggerlo così come motivazione principale per cui un personaggio si mette a fare questa cosa, che è un po' tipo anche Breaking Bad, per dire, però, insomma, ti un po' ti sconvolge, ecco. Forse la cosa che mi ha scioccato di più di questo romanzo effettivamente è quella. Poi, allora, per dire, per essere un young adult avventuroso così, va bene, cioè il ritmo funziona, non dico che sia, cioè, il game si è costruito meglio, secondo me, anche più profondo, questo è più superficiale, te lo concedo assolutamente. Qui non si sente davvero, non c'è una tematica appunto di ribellione, c'è molto la caccia, c'è dinosauri, scappare dai dinosauri, i dinosauri sono sempre i soliti del repertorio, tiranosauro, velociraptor e pterosauro, che non è un dinosauro, e quindi insomma niente di particolarmente innovativo. Però non mi sento di dire che è proprio un libro di merda, però è un libro che non ti aggiunge nulla, ecco, diciamo. Se hai letto Hunger Games,
e se hai letto Jurassic Park, questo non vale più della somma delle due parti, anzi vale meno, molto meno della somma delle due parti. Quindi ecco, è vero che Hunger Games incontra Jurassic Park, ma non è niente di unico né in un senso né nell'altro. Quindi non lo consiglio e appunto non so, siccome me ne sono poi disinteressato, non so se effettivamente poi è uscito il seguito. Però lo segnalo perché magari qualcuno può essere interessato a una storia moderna sui dinosauri. Tra l'altro io qui trovo che avevo messo un segno a una pagina, cioè un orecchio a questa pagina qui, e non so perché, ora sono curioso però di capire Beh, com'è. adesso io faccio un monologo mentre Andrea Io legge mi la pagina rileggo di questa pagina qui. costume, Vai, vai avanti, ritrova. vai. No, vabbè, se volete vi parlo di Hunger Games, che comunque anche se non ci sono dinosauri, sono ibridi, per cui secondo me può rientrare un po'. No, volevo far notare, ecco, al nostro gentile pubblico, hai trovato il motivo per cui sei No, no, sulla no, pagina? no, non ho segnato nulla, Forse quindi perché ti non so. stavi addormentando e hai fatto l'orecchio. Boh, può essere, sì, non. Che Jurassic Park comunque viene definito un techno thriller perché la Come parola fantasy. un po' tutta la produzione di Crichton. Crichton Sì, è autore di techno thriller. ho capito, Anche però quando c'è. scrive appunto Jurassic Park, quando scrive Preda, quando scrive Sfera, cazzo, Sfera, c'è un'astronave, c'è il viaggio nel tempo, cioè è la Mi cosa verrebbe più quasi da pensare fantascientifica. che se usi la parola fantascienza vendi meno, guarda, ma a voler Ma essere chissà, cattiva, eh. chissà. Però sì, appunto, in alcuni casi, ok, la produzione di Crichton si può considerare in quel modo, ma in molti casi è davvero della fantascienza, come Franz Schatzing, come quel tizio lì. Sì, la Anche quinta lui onda in stesso, qua, stessa Giappone. cosa, cioè lui spesso scrive roba che è fantascienza, magari molto avventurosa, molto tesa, molto così, però insomma, fantascienza, dai, però invece lo definiscono così. Nel caso di Parola Jurassic con l'F. Park Che è fa paura. particolarmente inspiegabile questa cosa, quindi vabbè, ce lo E segniamo. poi, sapendo benissimo di farmi personalmente del male, volevo lanciarti un aggancio sul tema parchi che funzionano male. Scritti da Questo? Michael Crichton. Sì, perché vabbè, nel 1990 ha scritto Jurassic Park, che appunto non è che sia andata molto bene, ma nel 1973 ha scritto e diretto Westworld, il film. Sì. Per cui, secondo te, qual è la fissa? Cioè, perché Crichton si è No, no, fissato con ma i parchi? infatti Jurassic Park diciamo che è Westworld uscito meglio. Rispetto, parlo del film Westworld, perché il film Westworld, diciamo, riprende quella cosa del parco a tema che va male, però anche lì non va molto oltre. C'è l'idea dei robot, però insomma non è che ha nessun elemento così profondo a livello di coinvolgimento della storia, a parte dobbiamo scappare e sopravvivere ai pistoleri robotici. In Jurassic Park Crichton ci ha pensato, ha detto quell'idea non era male. Però non ci ho tirato fuori davvero qualcosa di forte. Allora ho detto, ok, rifacciamolo, però ci metti i dinosauri, ci metto l'ingegneria genetica, che era molto l'informatica con cui si riesce ad arrivare a queste tecnologie, che appunto all'epoca era proprio come si dice, sulla cresta Sì, diciamo che della aveva tecnologia. un po' sostituito la paura della guerra fredda e quella Esatto. della bomba nucleare a Gli inizio anni 90. OGM, no? Si iniziava a parlare anche di queste cose qua. La clonazione, la Dolly, La quando clonazione di Dolly mi sembra 96 o 97, ma è? vado Poco molto a dopo. memoria. Sì, anche io mi ricordo Comunque qualcosa siamo del in quegli genere. anni Siamo lì. andiamo a 95, ma siamo là. Quindi di poco successiva, però ecco, era un tema molto caldo all'epoca. Quindi ha ripreso quella cosa lì, ci ha messo i dinosauri, che insomma, diciamo, è sempre una buona idea mettere i dinosauri in una Certo. storia, e ha ripreso lo stesso sviluppo, la stessa idea, sviluppandola in un modo un po' più approfondito con ottimi risultati. Poi appunto Westworld tempi recenti si è evoluto in un'altra direzione con molti richiami anche al film originale, ci sono varie citazioni in Westworld Però del Crichton non film. No, c'entra nulla, mi sembra fosse già perché morto, era morto nel morto 90. da 20 anni, quindi no, non No, c'entra. che dici? Così Quando è tanto? morto? È tanto che è Beh, sì. morto Crichton. Io non sono sicura, Secondo adesso me è faccio morto un nei conto. primi anni 2000. Mi Forse sembrava ultimo, più ma là. non lo so, Sì, era il ho bello della questa diretta. impressione. Forse perché l'ultimo libro che ho letto io di Crichton, magari l'ho letto nel 2002, allora per me è morto nel 2002, poverino, non Ah, ok, può. 2008. Ma mi ricordavo prima. Ok. Sì, comunque era morto da 10 anni, quindi effettivamente, no, cioè non Comunque era neanche in produzione, non era neanche, quindi non sa veramente. continuano a uscire fuori gli inediti come.
quando muoiono Ah gli sì, scrittori. C'è ecco già, anche ecco guarda, mi hai fatto venire in mente, io tra l'altro ce l'ho, Cacciatori di l'ho ossa. messo, è La guerra delle ossa di Crichton, No, La guerra delle quello, ossa è un altro. Io conosco Cacciatori di ossa. ma sarà lo stesso, no perché è The Bone Wars, quindi Allora, Cacciatori di magari, ossa è la storia di un paleontologo di fine 800. sì, non È è la quella. biografia. È la storia romanzata, in questo caso, Sì. di due paleontologi, Kopp e Mersch, che No. fecero. Allora un altro, allora un altro. L'hanno anche comprato. Bene, vedi che abbiamo trovato altri due. Non Quello ci avevo di cui è scritto. pensato a questo. Dove l'ho messo? Allora. Dovrebbe essere qua. Perché cioè, comunque Stiamo ho messo a costruendo la scorgere un puntata pochino in che fossero diretta. confondibili. Sì, proprio. Il bello della diretta è che noi cerchiamo su Google No, e lo volevo quello far che vedere non. perché l'ho trovato in libreria a tipo a un prezzo ridicolo e l'ho preso, ma non trovo dove l'ho messo e quindi niente, non ve lo faccio vedere. Però qual Allora, è? Allora, quello di cui parlo vai. io è I cercatori di ossa, che è Ma è il titolo uscito originale? postumo nel 2018. Eh beh, però quante cose vuoi sapere, Perché perdonami, secondo me si parla dello eh. stesso, eh. Però. Sì, Marcia, hai ragione. Oh, vedi? Coop e Marsh, esatto. Perché l'hanno chiamato i cercatori di ossa, ma quella era la guerra delle ossa, perché la guerra delle ossa è successa davvero. Nel senso, Sì, la sì, sì. storia è romanzata, ovviamente, quella del romanzo, non si sa romanzata da chi, perché insomma non ho capito chi l'ha scritto poi in realtà sta cosa. Ma appunto c'è stata Allora, questa. Crichton dice che comunque lui si è rifatto ai taccuini di Sì, no, Marsh. no, non so il romanzo chi l'ha scritto, perché Crichton di certo non l'ha scritto, avrà scritto qualche appunto, qualche paginata, ma non l'ha scritto materialmente lui perché era morto. Quindi io credo che qualcun altro. Dicono che hanno trovato Questa è, l'inedito. co questa è come i sequel di Dune, questa storia qua. Vabbè. Non entriamo in questa. Però ecco, è interessante perché appunto è un episodio storico davvero, nell'epoca della. Diciamo in cui la paleontologia era più un business perché c'era molto interesse per questa cosa, molti finanziamenti. Questi due paleontologi americani erano davvero in guerra tra di loro perché appunto facevano questi scavi e erano così in competizione che tipo, si sabotavano a vicenda, si dissavano a distanza per le scoperte che facevano l'uno all'altro. È andata avanti diversi anni questa cosa e quindi appunto. Venne poi proprio chiamata la guerra delle ossa, in cui alla fine vinse uno dei due perché aveva trovato tipo, aveva rinvenuto, non so, 55 scheletri completi e quell'altro solo 52 per dire, una cosa del genere. Poi, appunto, non l'ho letto ancora il romanzo, quindi non so in che modo è romanzata la storia, però è un episodio storico curioso e che è avvenuto davvero riguardo proprio l'età dell'oro della paleontologia, delle grandi scoperte, cioè di quando la paleontologia, proprio legata ai dinosauri, è iniziata davvero a esplodere come popolarità. E poi insomma, ovviamente si è evoluta nel tempo. Quindi Ora, ora me lo devo ritrovare, siccome lo devo sì, leggere. cercalo, tu cercalo. Sì, Io sì. intanto, siccome c'è un po' di testosterone Sì. in questa puntata, No, ma come? Abbiamo il T-Rex walk, abbiamo no, visto l'opterosauro che siamo arrivati a queer. parlare di paleontologi e paleontologhe, volevo anche consigliare, vabbè, un librino, cioè, veramente tranquillone, una roba. Non è un fantastico, è più una rielaborazione storica, come appunto anche i cercatori di ossa, che è Strane creature di Tracy Chevalier, che rielabora la figura di Mary Anning, che è stata una delle prime donne paleontologhe a Lyme, che peraltro è un posto in cui io probabilmente andrò in viaggio di nozze, che appunto lei passava le giornate sulla spiaggia a cercare fossili. E questo per dire che nonostante, vabbè, il T-Rex walk e il mostruoso femminile, però come al solito, c'erano anche delle donne che facevano le stesse cose che facevano gli uomini, ma non ce lo ricordiamo. Vai, Io devo piccole dire, femministe, l'ho fatto. no, io devo ammettere che siccome su Instagram tra gli hashtag, quello che seguo, c'è paleontologi, e devo dire che mi appaiono comunque molti post di paleontologhi. Quindi, anzi, per quello che vedo io, su Instagram ovviamente non sarà una rappresentazione concreta della realtà, però nella mia bolla la paleontologia mi sembra che sia seguita, non paleontologia strettamente di dinosauri, però insomma in generale come disciplina. Io la vedo seguita quasi principalmente da donne, però insomma.
Il mio campione è l'hashtag paleontologi su Instagram, magari paleontologi. Scusa, e poi mi hai detto che non posso fare il sondaggio sulle No, 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 vabbè. Boh, io direi che più o meno abbiamo detto le cose più interessanti, cioè, nel senso, per me si potrebbe andare avanti anche un'altra Se ora. volete, sì, Andrea vi fa un monografico su ogni dinosauro che abbiamo citato, però magari ce lo teniamo per la Non seconda mi stagione. ha chiesto che cos'è questo, però Non nella me l'hai mia detto nascosta qui. all'inizio? No, L'hai detto questa all'inizio? no, ho Ah, parlato del scusa, mitodonte. scusa, scusa. Cos'è l'amico crestato? Questo qui è, vabbè, ovviamente è un peluche. Ora, mi dispiace per chi segue il podcast che non può vedere questa meraviglia, quindi ovviamente è un po' fuffoso perché è un peluchino, quindi deve essere carino, però questo è un Io Dakota consiglio la visione su YouTube Raptor. perché Sì, il peluscino è molto esatto. fuffoso. Quindi comunque vedi, c'ha la sua crestina, c'ha le sue alettine qui È un sulle... dinosauro dalmata. Sì, esatto. La coda invece ce Vedi? l'ha poi così, tipo... Ah, beh, è di moda, è un sacco di E animalieri. c'ha anche l'unghiettino, no? Perché ovviamente essendo un dromeosauride, aveva l'unghiettina e allora... Questo Chi è il mio è? piccolo Come si chiama? Utahraptor. Dakota Raptor, scusa, no, Dakota Raptor, no, Utahraptor. Perché la nomina in bello? Sì. Lo Utahraptor invece effettivamente. Bene, direi che abbiamo fatto anche un po' di geografia. E quindi, allora, questa era boh, che è la penultima puntata prima della pausa. Non lo so, non l'abbiamo deciso, ma dovremmo Allora, deciderlo. io vorrei andare in vacanza a giugno, Diciamo che se va bene, bene, è la terz'ultima. Se va però se bene, bene. proprio ci tenete ad ascoltarci, forse facciamo un episodio anche a luglio, ma perché vi Potremmo vogliamo bene. fare l'episodio quello, o come si era detto, tipo il clip show con i migliori momenti da, però vorrebbe dire dovessi riascoltare tutti quelli prima. Non No, credo, però. il problema dei nostri bloopers è che i bloopers sono in diretta, per cui quelli Eh beccate sì, esatto, anche nell'episodio quello. normale. E se no, Ci hanno vabbè. chiesto, Andrea, ci hanno chiesto di fare dei listoni dei L'ho migliori visto, e infatti bloopers potrebbe, come secondo episodio conclusivo voi. ci potrebbe stare. Best e worst, top e flop, in categorie così proprio. Boh, vediamo, Va vediamo. Però bene, ecco. ricordatevi di mandarci dei titoli di libri per Andrea brutti, perché quest'anno non gli ho ancora fatto leggere Potete, nessuno. ecco, potreste anche votare se devo andare a vedere Jurassic World Dominion o no. Potremmo anche fare, Adesso tanto c'è tempo. questo lo facciamo su Instagram e piloterò i risultati. Intanto vi ringraziamo, ci troviamo qua tra 2 settimane Andate a e guardare speriamo di... Prehistoric Planet, comunque guardatelo perché è bellissimo e se lo guardate su Apple TV magari poi faranno altre cose del genere e ne abbiamo tanto bisogno, quindi comunque è fatto No, davvero io ho bene anche bisogno di Chris Pratt nella vita, però, cioè, capisci che a un certo punto il dinosauro anche. Beh, ma non lì c'è David capisci. Attenborough, cioè insomma. Io avrei difficoltà, devo dire. Però magari io ho un occhio un po' diverso, un po' Non so, comunque apprezziamo anche la gerontofilia da queste parti, tanto Esatto. dinosauri, tutto giù, siamo lì. Perché d'altra parte parliamo spesso di Asimov e siamo da quelle parti. Cazzo, non Non l'avevamo nominato. Ma perché Asimov non ha mai scritto di dinosauri? Mi sa di no, sai, è vero? Ha scritto di Neanderthal. C'è quel racconto in cui prendono un bimbo Neanderthal e lo portano nel presente. Però dinosauri, secondo me, non l'ha mai citato. Va bene, comunque Asimov culo, ciao a tutte e tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao.